Allora, è un grande onore, un grande privilegio avere il presidente Casini a Tele Diamante. Allora, occasioni come questa, come la festa del peperoncino, aumentano l'autostima di noi, diciamo, calabresi e meridionali. Ma alla luce dei mutati scenari politici, secondo lei che speranze ci sono per il Mezzogiorno? Beh, questo governo tra le priorità del presidente Conte ha messo quello del Mezzogiorno. Secondo me è una priorità che sentiamo tutti noi. Certo, essere qua questa sera a Diamante alla festa del peperoncino fa capire anche quante risorse straordinarie l'enogastronomia del Mezzogiorno e della Calabria abbia da porre sul tavolo internazionale. Però non basta, abbiamo due velocità, vogliamo un paese unito, non vogliamo un paese a due velocità. Abbiamo bloccato anche l'idea della Lega di rendere questo paese a due velocità, perché questo era il disegno di legge sulle autonomie che avevano in mente. Però certamente adesso bisogna fare di più per riuscire ad agganciare la locomotiva italiana anche per il Mezzogiorno. Lei ha parlato di riportare umanità nella politica, questo è necessario in questo momento? Sì, riportare umanità. Non possiamo passare dalla politica dei porti chiusi alla politica dei porti aperti, ma dobbiamo ritrovare l'umanità. Non possiamo fare i forti coi deboli, coi disperati che magari sono bambini senza compagno di genitori, che stanno 50 giorni in una nave perché vogliamo farci un po' di propaganda elettorale. Queste sono cose prive di umanità. Ultima domanda, diciamo, di colore. Lei viene da una tradizione culinaria meravigliosa, quella emiliana, bolognese. Come si sposa col peperoncino? Lei lo usa in cucina? Si sposa. Ad esempio, un bel piatto di pasta con l'olio, la forma e il peperoncino, o anche col pomodoro e il peperoncino. Senza il peperoncino non c'è sale, io lo uso molto. Non uso l'aglio, ma il peperoncino. Allora, grazie, speriamo di rivederla presto a Diamante al peperoncino. Allora, siamo al termine dell'incontro con il senatore Casini, un'altra presenza straordinaria a questo festival che, insomma, sta decollando e sta riportando Diamante ai vecchi splendori. Assolutamente sì, è già in alto nel cielo questa festa, una presenza straordinaria. Abbiamo percorso solo una parte della festa con il presidente Casini, tantissima gente, una folla di gente al di là di ogni più rosea previsione. Archiviamo le chiacchiere e i chiacchieroni e guardiamo invece in faccia ai fatti, alla realtà. Diamante ritorna ad essere protagonista della scena anche istituzionale, della scena politica del nostro paese. Abbiamo avuto presenze importanti stasera, il presidente Casini, ieri il presidente della commissione agricoltura, ieri un leghista, oggi un personaggio politico del centro-sinistra. Avremo nei prossimi giorni il giudice Gratteri, il presidente della regione Campania, l'ambasciatore libico, insomma tanta gente che viene nella nostra città per aiutarci a farla diventare ancora più importante, più visibile, più bella. Ma quello che mi entusiasma è la stragrande, questa partecipazione straordinaria che ci consente di dire che la festa del peperoncino è iniziata bene. È stato inutile mettere le candele nel forno, perché noi li abbiamo È un entusiasmo che ci sta travolgendo, per... C'è grande affetto per il senatore Casini. Ma è un personaggio che non mi aspettavo fosse così popolare, così amato dalla gente e così capace di stare tra la gente. Sono i personaggi che servono a questo paese, sono gli amici di cui il Mezzogiorno d'Italia e anche la nostra regione ha bisogno, e anche la nostra città. Grazie.